Certamente, intanto come prima cosa voglio sottolineare però l'importanza di questa iniziativa, ringraziando coloro che hanno contribuito e ringraziando le organizzazioni sindacali che hanno promosso questa raccolta di fondi. Poi è verissimo, è un'iniziativa che deve essere di stimolo all'azione che le amministrazioni pubbliche devono compiere. Noi abbiamo sentito dire, ed è giusto, che Genova è una città ad alto rischio. È una città ad alto rischio perché in decenni anche lontani, negli anni 50, 60, in parte 70, il territorio è stato ferito e compromesso. Adesso noi dobbiamo, da un lato, abituarci a convivere col rischio, perché non siamo in grado di eliminare il rischio in tempi brevi, questo lo dobbiamo sapere. Dobbiamo abituarci a convivere col rischio migliorando il sistema di protezione civile, informando i cittadini, organizzando sempre meglio il sistema della protezione civile e l'allerta, i meccanismi di reazione in caso di emergenza. Qui siamo impegnati nella rimozione di cause che possono contribuire ad amplificare i disastri. Ad esempio, come Comune di Genova, dall'atto dell'insediamento della mia amministrazione è stata data la massima velocità ad un intervento che ha anche un valore simbolico, che è quello della demolizione del famoso edificio di Via Giotto a Sestri Ponente, costruito nell'alveo del Chiaravagna. Sono state avviate adesso, in tempi davvero molto rapidi, in una situazione complessa per cui abbiamo dovuto interpellare la Corte dei Conti, tutte le procedure per arrivare al bando che assegnerà a un'impresa l'incarico di demolire il palazzo di Via Giotto, operazione che dovrebbe cominciare tecnicamente la demolizione all'indomani dell'estate per essere realizzata in tempi molto rapidi. Questo è un intervento concreto, è uno dei tanti interventi concreti che si devono fare. In ultimo, per la completa messa in sicurezza del territorio servono risorse enormi. Voglio dare a tutti coloro che ascoltano un esempio. Gli uffici del Comune hanno predisposto un piano di interventi da attuarsi, dal deviatore del Bisagno ad altri interventi, non li sto a citare tutti, che prevederebbe un investimento pari a circa 440 milioni di euro. 440 milioni di euro, come hanno potuto vedere tutti coloro che hanno seguito i dibattiti e il Consiglio Comunale sul bilancio, sono cifre assolutamente fuori della disponibilità del Comune. Quindi noi possiamo procedere per gradi, ma intendiamo farlo. Sono stati presentati a livello nazionale dal Comune di Genova una serie di progetti per riuscire a recuperare risorse da un fondo che dovrebbe essere istituito dal governo per interventi in opere pubbliche nelle città italiane, molti dei quali progetti sono proprio destinati alla messa in sicurezza del territorio.